Buongiorno. Allora, abbiamo parlato di simultaneo spaghetti care, abbiamo parlato di integrazione e perché la rete si possa sviluppare è necessaria l'integrazione tra le strutture residenziali e le unità di cure operative territoriali, per cui il medico di medicina generale riveste una posizione strategica ed è necessario che venga formato specificamente e che sia una formazione continua. È per questo che nasce il progetto TESEO, Territorio, Supporto e Organizzazione nelle cure palliative e della terapia del dolore. E la sperimentazione di un modello organizzativo di consulenza in 20 aggregazioni funzionali territoriali di 20 regioni italiane, finalizzata a sensibilizzare il medico di medicina generale nell'ambito delle cure palliative e della terapia del dolore. Questo per far sì che ci sia un efficiente sviluppo della rete, sia delle cure palliative, della terapia del dolore, e tutto per migliorare la qualità di vita dei pazienti. E questo progetto utilizza il supporto sul campo del medico di medicina generale con particolare interesse nell'ambito delle cure palliative e della terapia del dolore. C'è un iniziale intervento formativo sul medico di medicina generale che per vocazione ha un particolare interesse verso le cure palliative. Questo medico di medicina generale andrà a formare 20 medici della propria aggregazione funzionale territoriale, fornendo una consulenza tra pari, una formazione sul campo e una facilitazione dei percorsi assistenziali. Ma cosa ci attendevamo da questo studio? Innanzitutto migliorare le conoscenze e le competenze del medico di medicina generale coinvolti nel progetto. L'identificazione, e ne abbiamo sentito parlare prima, del maggior numero possibile di pazienti affetti da patologie ad andamento cronico evolutivo con bisogno di cure palliative, sia di base sia erogabili dall'equipe specialistica. Identificare il maggior numero di pazienti affetti da dolore cronico con non controllato con un NRS superiore a 3. Ecco il punto cruciale, favorire l'integrazione di tutti gli attori coinvolti nella cura, al malato in cure palliative di base e il malato con dolore non controllato, e poi verificare se questo progetto poteva essere fattibile e trasferibile sul territorio. Misurare ove era possibile il cambiamento della performance professionale dei medici di medicina generale e ridurre negli ultimi 6 mesi di vita dei pazienti in cure palliative i ricoveri impropri e quindi le strutture di degenza per acuti e l'accesso al pronto soccorso e la morte in ospedale, ridurre i malati con un dolore, con dolore non controllato. Allora, si è costituito un core curriculum, il core curriculum del medico di medicina generale che si è integrato con il core curriculum del medico palliativista, del fisioterapista, del volontario. Nell'ambito di questo core curriculum c'è le capacità, i compiti del medico di medicina generale e le capacità e i compiti del medico di medicina generale con particolare interesse. Il medico di medicina generale con particolare interesse deve conoscere le cure palliative in maniera particolare rispetto al medico di medicina generale, perché deve essere un consulente per questo medico, deve inoltre dare una formazione continua, una formazione nel campo tra pari e soprattutto facilitazione dei percorsi assistenziali. Laddove il medico di medicina generale trovasse dei problemi per quanto riguarda le terapie del dolore o le cure palliative, può consultare il medico con speciale interesse, il quale, tramite una consulenza tra pari o una facilitazione di assistenziale, può consigliare al collega o, qualora fosse una situazione ancora più impegnativa, inviarlo all'AB, allo SPOC o al centro di cure palliative più vicino. I risultati. Allora, sul totale dei pazienti tipizzati, 2.725 pazienti sono stati inseriti dai medici di medicina generale nelle Early Palliative Care, con l'obiettivo di identificare precocemente i malati con bisogno di approccio palliativo come raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
I medici di medicina in generale, allora, inserivano i pazienti nel registro, facendosi la domanda sorprendente. Saresti sorpreso se il tuo malato morisse entro 12 mesi? Se la domanda era no, allora, venivano inseriti in questi registri. Dopo l'inserimento nel registro, seguiva la fase più critica, diciamo, quella del colloquio con il malato, il colloquio con la famiglia e il colloquio col malato o la famiglia. Nel colloquio del malato è stata molto puntata sulla formazione, la comunicazione tra il medico di famiglia e il malato, tra la comunicazione tra il medico di famiglia e la famiglia stessa. E si è visto che cosa si chiedeva al malato? Intanto si cercava di capire qual era la consapevolezza della malattia e si cercava di comunicare la cattiva notizia e quando non si era capaci, allora si interveniva o con il medico consultant o se il caso era particolarmente difficile, interpellando l'unità di cure palliative. Si vedeva quali erano i sintomi disturbanti, si vedeva ancora e si creava quell'alleanza terapeutica con il malato, per cui si cercava di condividere il percorso di cura e inoltre si chiedeva dove il malato voleva essere curato. Con la famiglia abbiamo individuato il caregiver, abbiamo cercato di comunicare se il malato era d'accordo il piano di cura. E abbiamo verificato se la casa era il posto veramente dove il malato poteva morire. È bene morire a casa, ma non sempre a casa si muore meglio che negli altri posti. E poi abbiamo visto, e questo mi riallaccio alla relazione dell'ultimo relatore, di questi solo il 28% dei malati è un malato oncologico, mentre gli altri pazienti sono affetti da altre patologie, in primis di natura cardiovascolare. Un dato che fa riflettere se si pensa che oggi in Italia le cure palliative sono erogate quasi esclusivamente ai malati oncologici. Così come abbiamo visto, questa è la media nazionale. Tratta dallo studio Teseo, gli oncologici 28,26, non oncologici 53,26. L'altro importante risultato che abbiamo raggiunto è l'incremento delle visite specifiche per quanto riguarda il dolore. E sono stati tipizzati dal medico di medicina generale 3.820 pazienti con dolore cronico. C'è da dire un'altra cosa, abbiamo imparato durante questo progetto che cure palliative non è uguale a terapia del dolore, sicuramente la terapia del dolore è una parte integrante delle cure palliative, ma non sono la stessa cosa, è che esistono le due reti, rete delle cure palliative e rete della terapia del dolore. Inoltre, questo è molto importante per i malati oncologici o quelli con dolore cronico che il medico di medicina generale ha curato, si è visto che c'è stato un aumento dell'uso degli oppiacei da parte dei medici che avevano fatto parte al progetto Teseo rispetto al gruppo dei medici di Elserce, che sono i ricercatori della SIMG, di 5 volte superiore per quanto riguardava gli oppiacei di secondo scalino e 10 volte superiore per quanto riguardava gli oppiacei di terzo grado della scala OMS. Quindi, cosa ha detto lo studio, cosa ci può suggerire lo studio Teseo? Che il medico di medicina generale si trova in una posizione privilegiata, è capillarmente diffuso in tutto il territorio, inoltre è sicuramente quello che l'operatore sanitario che prima di tutti può capire quando è necessario avviare il paziente alle simultaneous palliative care, perché molti non dobbiamo pensare solo l'Italia o le cioè, dobbiamo pensare che esistono molti paesini, molte zone montane dove le unità di cure palliative non vengono raggiunte. Allora, il medico di medicina generale che si occupa di questo? E ci sono molte realtà in cui gli specialisti d'organo non riescono ancora a capire che
a un certo punto della vita, della fase terminale della malattia, il paziente non può essere solo gestito con i farmaci che stabilizzano la malattia, ma ha bisogno di incominciare un percorso di cura. Percorso di cura che, se non creiamo noi, il paziente si crea da solo, andando da uno specialista all'altro. E allora il medico di medicina generale è il tutore di questo. E questa è la diapositiva con la quale io voglio chiudere. Medico di medicina generale e paziente, sempre e insieme, dovunque.